Siamo qui con Peppuccio Pampinella, uno degli organizzatori di questo bellissimo evento. Peppuccio, un défilé da Oscar. Questo nome da dove è saltato fuori? Allora, abbiamo deciso questo perché praticamente vi spiego. Noi fratelli Pampinella, nonché studiamo cinema, allo stesso tempo mio fratello si sta laureando in regia, sta diventando un regista. Abbiamo deciso di organizzare tutto sugli Oscar perché siamo entrati da poco nel mondo, in questo mondo. Abbiamo conosciuto il mondo del cinema, siamo stati insieme a Sol de Speech, abbiamo fatto delle esperienze con i Sansoni. Il nostro professore all'università, quello che ci dirige, è il papà di Piff, nonché uno dei registi che ha preso il volo da poco, quindi, e ci è venuta questa idea. E adesso questa sera ai ragazzi abbiamo fatto conoscere quali sono stati i film più importanti che hanno vinto l'Oscar e si sono fatti una cultura. Ho capito. Quindi, ma stasera i Sansone saranno qui con noi, vero? Sì, sì, stanno per arrivare. Loro sono dei comici che sono cresciuti tantissimo nel web, infatti hanno 200.000 mi piace, hanno iniziato da zero e sono arrivati a questo punto. Ho capito, quindi buon defilé a tutti, alla prossima. Buonasera, siamo qui col presentatore Gabriele Palumbo che oggi presenterà questo bellissimo defilé da Oscar. Gabriele, questo defilé, come mai tu presentatore quest'anno? Ma diciamo che sicuramente era una sfida un pochino. Mi affascinava l'idea di presentare, comunque entrare un pochino anche tra virgolette nel mondo dello spettacolo, perché comunque non abbiamo fatto una semplice sfilata di moda ma un vero e proprio spettacolo. Ci stiamo provando, speriamo che sia gradevole per il pubblico. È la prima volta che presenti queste cose? Sì, è la prima volta per tutti e tre i presentatori e anche per molti ragazzi di sfida è assolutamente la prima volta, quindi speriamo che ci sia un buon risultato. Va bene, allora buon defilé. Grazie. Irene e Christian, oggi due, diciamo, modelli che sfileranno all'interno di questo palco da un defilé da Oscar, o come viene chiamato dai Pampinellas. Quindi Irene, come mai hai deciso di sfilare quest'anno? Ma sicuramente è un'esperienza, è il mio ultimo anno, quindi volevo provarla e divertirmi come è accaduto, e quindi sono contenta di averla fatta. È la prima volta che sfili? Sì. Sì, sì. Va bene. Christian, un'informazione, anche tu come mai hai deciso di sfilare quest'anno? Sì, appunto era il mio ultimo anno, quindi un po' convinto dagli amici e ho deciso di provare questa nuova esperienza. Ho capito. E cosa ne pensi di questo defilé? Sì, allora penso che questo defilé sia un po' diverso da tutti degli anni passati, in quanto da tutti quelli degli anni scorsi, in quanto abbiamo cercato un po' di stravolgere il classico defilé, facendolo diventare più uno spettacolo, quale ad esempio con l'inserimento di Sansoni e anche di un'altra sorpresa che non vi speriamo. E siamo qui con Filippo, il piccolino che oggi forse andrà sul palco. Tu cosa fai oggi? Sfilerò con Christian. Sfili con Christian, quindi tu cammini sempre con Christian. E come ti chiami? Filippo. Di cognome? Buona donna. Va bene, grazie. Abbiamo appena lasciato lo spettacolo del defilé. Siamo dietro alle quinte con i Sansoni. Salve, buonasera. Più fuori dalle quinte che dietro. Infatti, che c'è pure un po' di freddino, diciamo. Effettivamente siamo dovuti uscire fuori per fare questa breve intervista. Allora, come va il vostro percorso sul web? So che appunto siete abbastanza seguiti. Sì. Immagino che sia comunque una grande emozione. Sì. Da quando sono entrato in campo non ho sentito niente, c'era un'emozione importante. Sì, no, io voglio parlare dal 40° minuto in sì, poi. Sì, il mister ha chiesto la sostituzione. Il mister, poi non abbiamo più un'emozione. Comunque il mondiale è andato, Buttare è andato il mondiale. Cioè è andato a fare. Non è italiano, se va al mondiale non è italiano. No, è andato a è andato a farsi benedire, è bello. Applausi. Noi quello che stiamo facendo sul web è una bella cosa, perché riusciamo a dire qualcosa e non è una cosa facile avere qualcuno che ci segue per dire una cosa oggi come oggi non è affatto semplice. Questo infatti per noi è un onore grandissimo e riusciamo insomma a mettere quello sotto forma di come lo vogliamo dire, quello che vogliamo dire. Ma tu vuoi parlare pure qualche cosa? Vuoi dire qualche cosa? Non lo so. No, basta che diciamo quello che vogliamo dire, lo diciamo per me, a me non mi cancia niente. Ha capito tutto. Ma comunque come vi sentite, vabbè, ad avere tutti questi seguaci? Cioè,
Sentite, dovete comunque dare qualche messaggio, sì, o sì, basta la vostra, alla fine la vostra risata? No, allora, noi in realtà preferiamo sempre che i messaggi, insomma, passino prima della mera risata. Anche se è bello dare tante tipologie di comicità, no, non sto ballando, non sì, è vero. No, è bello dare, parlare anche in tanti modi, dare tanti, come dire, spunti pure. Quindi, insomma, sì, il messaggio è importante, la mera comicità pure, e quindi poi unire le due cose quando ci riesce è veramente bello, perché comunque, siamo felici. È bello, è un'emozione avere 170.000 persone che ci seguono. Sì, sì, ma sì, poi noi siamo fiemi, cioè non ne seguono, dici, non è che almeno viaggiamo, ci nuova, seguono. Nuova, bravo, è bravo, nuova, complimenti. Vero? Bravo Federico, bravo, bravo, no, ogni bravo, tanto. Esatto. E niente. Niente. Speriamo che comunque questo defilo vi sia piaciuto. Beh, almeno sì, fino ad ora. Sì, e sì, Puccio sì, Pampinella win, docet per Puccio Pampinella. Viva i Pampinella sempre. Viva i Pampinella, viva assolutamente il talento siciliano e viva il talento nostro alla fine. Sempre, quindi proprio sempre, di qua sempre, di Palermo. Di Palermo sempre, viva il talento. Vogliamo salutare un saluto particolare a Meraweb? Sì, volevo salutare Upico. Ma dobbiamo salutare! No! No, no, sono messi qui così per sbaglio, capito? Ciao, Meraweb! Meraweb! Ciao! I got no rules, I count them.